L'occasione di questa mostra nasce da una precedente edizione organizzata dalla Fondazione Buttitta in collaborazione con il Museo Antonio Pasqualino, il Museo delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo a gennaio, e nel momento in cui ho visto questa mostra ho ritenuto che non si potesse, diciamo, non ripresentare in un contesto molto più ampio, con una, diciamo, un contesto che in genere ha una grande risonanza di stampa e di pubblico, perché mi sembrava se no un'occasione sprecata. E allora abbiamo lavorato per una ulteriore selezione di immagini e una integrazione di immagini, e l'abbiamo appunto allestita qui in questo contesto che è dal punto di vista, diciamo, dello spazio, Santa Maria dello Spasimo, che è un luogo unico al mondo, credo, che dovrebbero conoscere tutti. Dal punto di vista diciamo dell'allestimento lo abbiamo ripensato appunto all'interno di questo contesto che ospita la 13ª edizione del Sole Luna Doc Film Festival, un festival che ha il suo fuoco proprio sulla questione dei diritti umani e la questione dei migranti. Quindi ci sembrava molto interessante che all'interno di questo festival si ospitasse una riflessione per immagini, che comunque questa volta si accompagna anche a un catalogo che ha pubblicato il Museo Internazionale delle Marionette sulle comunità dei migranti in Sicilia, di vecchia e di nuova, diciamo, di vecchio e di nuovo insediamento. L'idea sottesa a questa mostra è, e diciamo, ha a che fare col fatto che c'è come un termine di confronto non dichiarato, che è il noi cristiano cattolico, e le immagini poi le abbiamo selezionate sulla base dei diversi culti, dagli ebrei di Siracusa, quindi parliamo della contemporaneità, sino ai mauriziani di Palermo, passando per gli islamici di Palermo e di Catania, i buddisti di Comiso e di Catania, e poi le comunità induiste variamente declinate di Palermo e di Catania, per dare diciamo, per fare passare l'idea che il sacro degli altri è il nostro sacro, che ci sono delle costanti che hanno a che fare con la relazione con, appunto, con l'aldilà, con la divinità, che noi, se vogliamo, ritroviamo in tutti i culti. I believe that it's possible to find a compromise. È possibile trovare il compromesso tra le religioni e i popoli. Bisogna guardarsi dentro, guardarsi dritti al cuore per capire cosa si vuole realmente, se si vuole trovare la pace. Quali sono state le difficoltà, appunto, per arrivare a un compromesso di questo tipo? Non è stato facile, è difficile raggiungere questo obiettivo, trovare questo compromesso. È stato difficile perché sembrava trovarsi sempre all'interno di una montagna russa, però bisogna capire realmente cosa si vuole, e allora a quel punto si riesce a raggiungere. Possiamo dire che l'amore vince qualsiasi difficoltà. Yes, definitely. I would say that love. Sì, credo che l'amore possa superare tutte le barriere e tutte le difficoltà, lo credo realmente. It has been very difficult and challenging, of course, because è stato sicuramente molto difficoltoso, ma anche doloroso. Però sono riuscita a raggiungere il risultato che volevo. Credo di esserci, di avercela fatta con successo. Ma soltanto se uno affronta delle sfide, e allora, nonostante possa essere doloroso, perché affrontare determinati argomenti e differenze, come abbiamo fatto nel film, si può raggiungere l'obiettivo con successo.